Sono qui con SolidWorks, voglio creare questo assieme di rinvio e dunque praticamente nei video precedenti ho creato il supporto, i due tappi che poi andrò a modificare, ho scaricato la ghiera che non c'è nel toolbox e dunque posso andare ad assemblare fondamentalmente. Dunque io ho salvato tutto dentro la design library, vado a portare dentro il mio supporto. Ok, faccio ESC, ok, questo è ok, fisso qui, vabbè, però ho l'origine qua, non mi piace, dunque vado a fare mobile, ok, e vado a prendere l'origine di questo, contro l'origine di questo e vado a farlo coincidente. In questo modo diventa bloccato, ok? Andiamo a mettere dentro un coperchio, ok, e dunque faccio ESC, andrò a fare questo. Control questo, facciamolo concentrico e poi andrò a posizionare questo, control questo, andiamo a fare concentrico e poi andrò a mettere questo, control questo, coincidente. Poi qui, questo qui abbiamo messo 31, io direi facciamolo 31 uguale, sia destra, anche se in realtà dovrei rimpicciolirlo, ma chi se ne frega, cioè nel senso, ok, dovrei da un lato perché diciamo che da un lato è 28 e mezzo l'albero e l'altro è, però vabbè, insomma, tanto non è che cambi di tanto, non c'è neanche una guarnizione e dunque no. Andiamo a trascinare comunque il coperchio qua. E dunque lo giro, ok, e vado a fare questo, contro questo, anche se probabilmente no, sono uguali, non cambia, coincidente. Poi vado questo, contro questo, lo metto concentrico, lo sposto un po', vediamo se riesco a spostare, ok. E a questo punto vado a cercarmi la posizione e non la trovo, sono troppo veloce. Vado dunque a nascondere, a trasparente questo qui e vado a questo, control questo e vado a metterlo concentrico. Ok, questo lo sposto e vado a vabbè, al di là che possiamo anche farlo trasparente tutto. Che chi se ne frega, dopo andremo a posizionare. A questo punto io direi che trascino l'albero. L'albero lo tengo staccato, ok, e vado a assemblarlo prima fuori e dopo lo inserirò dentro. Cioè, non ho problemi grossi di inserimento col digitale. E a questo punto dunque vado a disegnare l'albero. Prendiamo l'albero top. Ok, l'albero che è già stato fatto e andiamo a posizionare questo qui più o meno così. Ok, dunque a me quello che manca sarà sicuramente il cuscinetto e dunque vado sulla mia toolbox, aggiungi ora, potevo anche scaricarlo il cuscinetto ma ce l'ho qui, vado sull'SKF, ok, dov'è l'SKF? Non ce l'ho, ma eccola qui. Cuscinetti, cuscinetto a sfere, cuscinetto radiale e vado a trascinarlo qui. Lui dovrebbe capire che voglio un 30, ok, 30-42, però lo spessore, quello che voglio io è il 19, 30-13 e dunque qui no. E il 6306, giusto, perfetto. E dunque lo seleziono, ok? E seleziono anche l'altro. Ok, a questo punto vediamo se si sposta. Sì, questo. Andiamo a selezionare questo, control questo. Andiamo a fare coincidente. E poi andiamo a fare questo, control questo. Andiamo a fare coincidente. A questo punto, come deducevo da qui a qui, è sbagliato nel disegno perché c'è un 0,9 e dunque questo era da farsi più piccolo.
Dunque devo, come avevo notato, e dunque questo va modificato, mi va inutile spostare la faccia sulla sede dell'anello elastico. Dunque cancello e a questo punto questo contro questo rimane giusto. Faccio file, salva. A questo punto chiudo. Ok, e dunque ce l'avrò giusto lì. Ok. A questo punto andiamo a mettere dentro. A questo punto sono già sulle toolbox. Vado sulla DIN. E prendo anello elastico per albero e trascino serie normale, serie DIN 471 normale. Caspita. Ecco cane, non visualizzare. Ok, qui ho sbagliato. A questo punto vado a sceglierlo io, ormai diametro albero è un 30. E dunque vado lì e faccio questo. Ok, ormai si era posizionato lì. Anzi, possiamo provare a inserire questo qua lì e poi vado a faccio ESC. E vado a cancellare il primo. Ok, dunque questo è, ce l'ho posizionato giusto. Allora andiamo a, mi manca la ghiera non avendola sul toolbox, l'avevo portata su libreria mia e l'avevo messo in prova una GUP 3.30 m30 per 1.5 e vado a trascinarla qui. A questo punto faccio ESC, questo dovrebbe essere circolare, CTRL questo e vado a fare concentrico. Però, essendo una locking nut, io devo girare questo, non posso andare a buttarlo su questa, a copiarlo su questa faccia qui, ok? Perché oggettivamente, come si dice, non ho l'anello di antibloccaggio e dunque la vado a vincolare dalla parte giusta, ok? Perché se avessi l'anello, allora a questo punto, al di là che la forma sarebbe diversa, però mi favorisce e dunque dovrei bloccarla su questo lato qua perché mi favorisce la piega della linguetta, ma qui io non ce l'ho e dunque vado qui sul concentrico, lo giro, dovrei farlo in verti, vediamo se me lo fa, perfetto. A questo punto chiudo, vado a vincolare da qui a qui e vado a fare coincidente. Coincidente però oggettivamente qui, va bene che è self-in-line, però io qui dovevo un po', a mio avviso c'è un po' di errore perché dovevo entrare più in profondità, dunque doveva essere più spessa, c'era comunque possibilità di farlo, e dunque, però lasciamo così, il disegno era così, lasciamo così. Allora a questo punto io molto velocemente posso prendere questo, CTRL questo va benissimo, concentrico, e così ho posizionato la mia, come si chiama, il mio albero. Sì, è giusto. Questo qui, a questo punto, togliamo la trasparenza che così lavoriamo in sezione. E dunque andiamo a costruire, cioè a fare la sezione, e così vediamo qua. Ok, a questo punto metto bene in posizione. Ho un problema che sicuramente i cuscinetti io ho sbagliato a usare i cuscinetti questi qua perché sono troppo grandi. Sono troppo grandi e dunque dovrò andare. Intanto andiamo a metterli vincolati, tanto per vedere, ok, che io vado coincidente. Ok. Sono troppo grandi, in più ho questo problema che questo spessore da qui a qui un millimetro, dunque il bloccaggio questo qua dovrebbe
essere aumentato di un millimetro, ma soprattutto ho qua il problema che, allora, a questo punto io non voglio cambiare i cuscinetti, tengo questi, ok, tengo questi qua, però, caspita, a questo punto devo modificare anche, anche, e dunque a questo punto andiamo a cambiarli, però andiamo a cambiarli, io non avrò quello con lo spessore 19, mi cambia, però va giù, proviamo a vedere, dai, proviamo a vedere, a questo punto deve avere, se ce l'abbiamo, uno spessore di 62, vediamo se ce l'abbiamo, perché il problema è se noi qua abbiamo tutti i cuscinetti. Dunque, comunque, per andare a vedere, tasto destro sul singolo cuscinetto, modifica componente toolbox, e dunque andiamo sulla modifica componente toolbox, andiamo a vedere se questo qua, no, questi qua sono più grandi, e dunque sono, e dunque andiamo a questo qui, no, questo, eccolo qua, io avrei questo qui, però è 35, io volevo vedere se c'era questo qui, 35, niente, no, andiamo a vedere, ok, questo qui è 35, questo arriva a 30,90, poi quello che avevo scelto io era questo, poi questo qui 30,62, è un 16, e dunque ci tornano tutti, spessore 16 va bene, spessore 16 va bene, ok, teniamo questo, 6,206, teniamo questo, qui mi va perfetto, però sì, devo aumentare un attimo, adesso andiamo a aumentare, ok, però qui su sono anche, però devo aumentare la filettatura, perché a questo punto devo andare, teniamo qua, che qui va bene, dunque qui, adesso andiamo a nascondere questo qui, e dunque qui io con la filettatura però devo arrivare bene avanti, perché sono qua, comunque almeno fino un millimetro all'interno, e dunque io cosa avevo, andiamo a misurare da qui a qui, se vado a misurare ho, vediamo se riusciamo, ho 13, dunque facciamo 14, vabbè che col 13 dovrebbe andare bene, dunque devo riprendere questo qui, la filettatura dobbiamo aumentarla, ok, a questo punto io vado sulla battuta sul cuscinetto, devo, sono obbligato qui dove qua, ok, e vado a modifica questo qui e vado a mettere, facciamo 14, giusto, 14, così siamo sicuri, chiudo, annulla, fai, chiudo, ok, e salvo, okay. A questo punto 14 sono lì, sono sicuro che vado tranquillamente in battuta, e fatto rivedere, dunque qua sono a posto, non sono a posto su questo perché da qui a qui ho 4, a questo punto io riapro il mio, poi potrei anche lavorare da lì, posso semplicemente, vabbè, qui era perché come era stata fatta, dunque io dovrei, mantenendo tutte le caratteristiche, dovrei aumentare, però perché devo aumentare? Devo semplicemente spostare questo qui di, andiamo a aggiungere 4, dopo vediamo più 4, vediamo cosa succede. Sì, più 4, ma sicuramente devo aggiungere anche la, perché a questo punto si sposta, CTRL Q, lo spessore, perché io poi avevo fatto, dunque anche il totale, andiamo a vedere, a metterlo 24, era 18 o 22, 22. Ok, a questo punto ci dovrei essere, perché questo era fatto,
dalla differenza, perché se noi andiamo a vedere questo qui, sì. E dunque mi rimane lì, vado a chiudere, sì. Ok, dunque io sono andato lì, ho bloccato. Ok, vabbè, dice lo smussore. Questo qui mi va lì, mi blocca. Ok, siamo a posto con la ghiera. Qui ci siamo perché c'ho abbastanza gioco, anche se in realtà questo qui no, devo anche andare più. Vediamo se posso modificarlo da qui. Salva e continua. Ah, perché devo salvare, se non c'ho voglia di salvarlo. Dunque andiamo a riaprire qui. Devo andare anche più in estrusione. Devo andare in 17. Ecco che se invece avessi usato posta faccia, questo non avrei perso così tanto tempo. E dunque anche lì lo sposta faccia molte volte è utile. Ok, con lo sposto in faccia avrei perso 2-3 minuti in meno, 4 minuti in meno. Ok, qua siamo a posto. Andiamo a cambiare anche là. Dunque, qui siamo a posto. Andiamo a cambiare. Dunque, qui poi sono lì al limite. Qui sarebbe poi da rimpicciolire un po' l'albero. Perché se vogliamo tenere, comunque andiamo a vedere perché poi si modifica anche questo. Tasto destro. Ma no, possiamo anche dire, lui dovrebbe memorizzare questo qui, vediamo. Ok, ci siamo, no? Ci siamo perché siamo perfetti. Dunque ho, se volessi, potrei anche accorciare, ma va bene così. Va bene, dunque io ritengo che vada più che bene questo qua. Ok. Dunque c'erano degli errori su quell'assieme lì. C'erano degli errori, e poi anche questo qui, questo qui io devo andare a spostarlo. E dunque da qui a qui io ho 3, dunque riprendo l'albero perché non posso modificarlo niente. E qui a questo punto c'era il famoso cancella faccia che doveva essere fatto da qui a qui. Vado, tasto destro, sposta faccia. E vado a posizionarlo, trasla lungo l'asse Z e vado a fare di 3 mm, 3. Ok, di 3. A questo punto salvo, chiudo e adesso io dovrei essere a posto. Ok. Spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci. Qua vado anche a togliere questo, è così. Va bene. Poi vabbè, si può solo mettere le viti, ma... Ci vediamo alla prossima, arrivederci.